Buonasera ragazzi, come va? Come va chat? La canzone dell'intro si chiama Morning Dew, caro il mio riser, ed è stata loopata, ho loopato l'intro. È una canzone copyright free. Ciao ragazzi, allora, prima di cominciare io sento la necessità di provare a fare una cosa. Quindi mi spiace. Porca miseria. Devo farlo per forza. Ho avuto problemi con Axel, tantissimi. È il boss che mi ha fatto fare più try di tutti. La death conta? No, 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 sto cazzeggiando. Non c'entra con la run. 52 try mi ha fatto fare. Comunque, spoiler, l'ho già nodemeggiato prima off stream, perché ho capito come lupparlo. No hit, sì, no hit, no hit. Si fa la prima parte ma non la seconda, esatto. In realtà però da quello che ho capito, perché poi mi sono informato, fargli anche la seconda gli resetta l'IA in qualche maniera. Non è necessario se lo luppi, perché comunque puoi skippare praticamente tutto. Puoi skippare la DM. Però interessante saperlo. Più safe farlo a terra. Ho sbagliato. Puoi romperlo facendo reflex quando ti attacca. Beh, in quel caso non è romperlo, però sì. Sì, intendo come prima quella dopo averlo lanciato in aria. La seconda considero quella in cui annulli il terreno. Ah, ok. Nuovo TikTok, ovviamente. Ma l'ho già... L'ho tritato in un minuto. Fatto un po' di volte, tra l'altro. Perché mi rodeva il culo. Infatti, vediamo quanti magia più ho. 4. E credo di averne già usato uno. Ok. Va bene. Chiusa questa parentesi. Allora. Non c'è da fare nessun sondaggio. Perché l'ultimo che rimane è Demix. Dopo Demix avremo Roxas e Xemnas. Ok? Quindi... Prima di tutto abilità, perché avevo tolto un po' di pezzi di combo per essere sicuro di beccare il revenge value con la finisher, e non prima, mentre facevo Axel. E anche cambiare Keyblade. Non ho idea di come funzioni la boss fight di Demix, non ho idea di cosa sia meglio. Per non sbagliare, ultima weapon, che comunque nel nostro caso non è neanche il Keyblade migliore, perché non utilizziamo le magie e MP a stega non ci interessa perché abbiamo piena fioritura. Però credo, anche se ora non ho sotto mano la lista con le lunghezze dei vari Keyblade, che
che questo sia più lungo di testa di zucca, anche se, come dico sempre, non è importante la lunghezza, è importante come lo usi, però la lunghezza può comunque aiutare, quindi si va. Con Axel uso anche la fusione limite, onesto, ora non ho visto se l'ho usata perché ero distratto. No, ho reflexato normalmente il primo attacco e poi ad ogni reaction command ho fatto solo il primo reaction, perché sono tre, quindi immaginati, parte il fight, mi sono spostato dal pilastro di fuoco, ho reflexato il primo attacco e gli ho fatto una full combo. Dopo lui ti fa sempre il reaction command se raggiungi il revenge value con quell'attacco, con quella tua combo. Ho fatto solo il primo di tre e poi da lì ho fatto semplicemente combo finché non andava con il revenge value, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine ho usato la limite per dargli l'ultimo colpo, ma così, per lo swag, cioè non è stata una cosa necessaria. Potevamo usare tranquillamente Blizzard, potevamo usare tranquillamente qualunque cosa. Quindi... purtroppo non posso seguire la live, però faccio l'abbonamento perché ora ho un impegno. Buona fortuna. Ok, grazie mille, Fra, grazie mille. Poi la potrai recuperare dal VOD. Allora, dicevamo, Demix. Mi hanno detto che è rognoso. Potevamo usare Bazinga, certo. Mi hanno detto che è rognoso, ma non so quanto e non so in che modo. Io la bet la metto sempre a 10. Tanto, ok. La bet la mettiamo sempre a 10 per Demix. Sempre 2 minuti ed è partita. Tu ricordi solo Dance Water Dance, infatti. Forza ragazzi, cornettini. Cornettini, cornettini. 670 cornetti sul no, 1300 sul sì. Grazie Fra, grazie mille per l'abbonamento. Terzo mese. Goditi il tuo stemmino dorato. ...1300 sul sì, 9000... ...12500 sul no. Ok, deve essere un pezzo di merda. Stavolta si punta alto. Miglior 13 secondo te? Intendi il migliore di questi 13? Come boss fight? No, niente consigli, grazie Lum per averlo ricordato. Nel dubbio vado a fissare il messaggino in alto in modo che chi entra dopo lo sappia. Lo vado a pinnare, yes. Rimozione manuale, ok. Migliore dei 13. Allora, devo essere sincero, come ho già detto prima, non mi stanno facendo impazzire queste boss fight perché girano tutte attorno a delle gimmick. E io non sono un fan delle gimmick boss fight. Quindi per ora, per assurdo, dopo quello che è successo durante la run base, dopo quanto ho insultato Marluxia, per ora in realtà il mio preferito probabilmente è Marluxia e subito dopo Sykes, perché la loro gimmick non annulla del tutto la parte tecnica del combattimento che va ad appoggiarsi sul combat system. E quindi per assurdo è lui. E al secondo posto Sykes, più o meno alla pari. Più o meno alla pari. Per loro ti devo dire Xemnas, che non ho ancora fatto. Però è il mio preferito dell'organizzazione. Allora. Non Roxas. Sì, Roxas è il mio personaggio preferito in generale. In generale in assoluto. Quindi non lo volevo contare come preferito dell'organizzazione. Però sì, sarebbe lui, ma si sovrapporrebbe a quello che è già il mio personaggio preferito. Finita la bet? Benissimo, abbiamo 3300 cornetti sul sì e 15.096 cornetti sul no. Quindi immagino che stiamo per approcciare una gran rottura di cazzo. Perciò siamo pronti. Non ve l'ho chiesto ragazzi, è come stamattina, dovrebbe essere a posto volumi e tutto. Ditemi se il microfono è troppo alto, troppo basso. Che sistemo? Dance, water, dance! Via. Mi parte con... ah, senza coso. Vabbè, ok, dai, ho capito. Serve fire.
per tritarli. Così è infattibile. Ma non capisco, il counter non cambia? Ah, ok, sì, non li stavo uccidendo. Va bene, capito. Ovviamente la segniamo comunque. Anche se non ho potuto fare niente. Già la prima rogna. Non si fanno fare reaction con me. Ecco, vedi, qui... Non voglio parlare troppo presto di questa boss fight, però di questa singola scelta voglio parlarne. Qui c'è l'ennesimo esempio di come queste boss fight siano sostanzialmente sbagliate. Cioè, quella roba funzionava perché potevi usare la gimmick. Qui vogliono che tu faccia la stessa cosa senza facilitarti con l'utilizzo di quel comando per la gimmick. E questo probabilmente nella loro testa significava renderlo più challenging. Invece è solo più una rottura di cazzo, per come la vedo io. Cioè, non è una sfida più grande, è solo una rottura di coglioni a cui devi trovare una via traversa. Perché obiettivamente, penso che, cioè non lo so, magari con un timing perfetto di attacchi, pause, eccetera, puoi ucciderli anche a colpi, però probabilmente devi trovare un modo per gestirteli con Fire o con qualcos'altro. E questa roba, secondo me, è una porcheria. Però, ci sta. Va bene così, cioè ho capito che queste boss fight sono fatte così e possono piacere anche così, ci mancherebbe. Modo operativo 100% Bungie Intok. Grande Pino. Sai che non lo so nemmeno se questi riescono a farsi ammazzare a colpi. Cioè, vedi, capisci? È proprio quel discorso lì. I data di Kingdom Hearts sono trial and error, deve piacere come concetto. Non è un problema, sai, Fermi, di trial and error, perché anche quelli del 3 sono super trial and error e super difficoltà artificiale. Però quei fight si basano sul combat system che tu hai imparato a conoscere durante il gioco. Mentre questi fight mettono completamente da parte... Cioè, premessa, se durante il gioco base tu hai un sistema che si basa in parte sul combat system, diciamo al 50% e al 50% sulle gimmick, ok, qui è come se avessero pensato, va bene, come possiamo rendere tutto più estremo? Eliminiamo del tutto la cosa migliore che ha questo gioco, il combat system, e puntiamo al 100% sulle gimmick. Ed è un peccato, perché le gimmick alla fine possono anche essere divertenti, ci sta, però nel gioco base funzionano perché sono abbinate a un bel combat system. Mentre qua, alla fine è solo gimmick, devi solo gestirti ste cazzo di gimmick, capire come funzionano, e di combat system c'è poco e niente, di tecnicismo del combat c'è poco. Però trial and error fatto bene, facciamo distinzione tra le mosse che si possono imparare, i boss che vanno fatti a culo come quelli di BBS e Dream Drop Distance. Sì, no, certo. Poi lì si apre un altro vaso di Pandora. È ovvio. L'ho messo Fire. Firaga. E a sto punto direi che potrebbero servire anche gli etere. Provo così. Non posso dire altro, se no ti dico come fare Demix. No, infatti. Ma infatti ho capito, cioè questa è una roba che ormai la challenge è capirò la gimmick, ho sbagliato, nel tempo base, oppure dovrò farmela dire da qualcuno, cioè nel tempo base, prima della fine della bet. 50? È impazzito. Forse andare in fusione finale che mi fa muovere più velocemente può essere il trick? Ok, servono per forza gli ether. Peccato. Per dire, se non andavo a vedere le run damage dei data di Kingdom Hearts 3 in passato, io manco sapevo che, per esempio, Xemnas si potesse colpire in un determinato momento. È vero, perché se devo trovare un grande difetto, diciamo... Poi difetto, insomma, una cosa di cui tener conto delle data di Kingdom Hearts 3 è che la maggior parte di loro non è quasi per niente leggibile. Cioè... È molto difficile leggere quegli attacchi perché non esistono dei criteri universali per capire quando c'è un opening e quando non c'è. O meglio,
esistono delle linee guida per capirlo, ma a volte scopri che esistono delle opening in punti in cui razionalmente non ci saresti mai potuto arrivare se non avessi letteralmente provato ad attaccare il boss ad ogni frame esistente per scoprirlo a caso. Quindi è quello. Quindi sono d'accordo comunque, devo. Allora. Personalizza. Non so, forse ci togliamo il reflex. Dai, facciamo così. Provo, non so se mi serve. Il reflex serve sempre, però se gira tutto attorno alla gimmick. Grazie, Livicingoag. Grazie mille per il follow. Se gira tutto attorno alla gimmick, può anche darsi che il reflex alla fine non serva. No, ho sbagliato. Che cazzo sto facendo? Via. Etere. Ne mettiamo 4 perché ho capito che... Io mi sono divertito a trovare le aperture da sola e data del 3. Ma infatti ci sta. Cioè ci stanno entrambe le cose. Ci sta farsi quel trial and error lì e impararlo da solo. Ci sta anche andarsi a guardare le run di altri per scoprire delle opening e divertirsi semplicemente con l'esecuzione. Ciao Soler. Da TikTok finalmente ti ho trovato. Ti voglio bene e mi fai troppo ridere. Grazie mille. Grazie mille ancora per il follow. Aspetta. Aspettate. Soft save. Se no mi si incula. Come l'ho messo queste short? Triangolo e cerchio. Va bene. Mi interessano il triangolo e il cerchio. Dai. Pronti. Dance, water dance. Pezzo di merda. Sbagliato. Dai. Ancora? Ma non mi dite che la boss fight è solo sta schifezza qua. Vi prego. Vi prego. E poi ne farà 100, vero? Come cazzo faccio a farne 75 in così poco? Dai, follia. C'è di peggio dopo. Ne farà 9.999? Mamma mia, che schifo di boss fight. Proviamo a farla in fusione ultima. No, lo so che era uno scherzo. Lo so che era uno scherzo, Zodiac. Dai. Ma che cazzo? Ok, il trick era usare fusione ultima. Ma è finito però. E io mi attacco al cazzo, quindi vuol dire che il primo bisogna farlo senza ultima e poi bisogna mettere ultima dopo. Va bene, tra l'altro anche smerdato qua tutto. Va bene. Giudizio?
Il death count? Cazzo, ragazzi, non lo sto contando. Quante... Sono un coglione, quante ne abbiamo fatte? Avete ragione, cazzo. 3-4, questa è la terza. 4 fatte. Allora, non mi ricordo, nel dubbio ne metto una in più. 3 death. Ah no, ok, se siete sicuri. Ok, questa è la quarta fatta, quindi 3 death. Va bene, va bene, va bene. Easy. Sono completamente dimenticato. 10 se non sbaglio. 3 death e quello era il quarto tentativo. Ok. Tutto regolare. Ha ragione Riser. Va bene, allora, il primo si fa senza fusione. Ma non si può neanche... Non si può neanche fare con gli attacchi. Deve essere per forza spell. Questa fase qua si riesce a fare con... Senza fusione. Quindi la fusione la faccio partire dopo, visto che non so ancora cosa arriverà. Sempre meglio preservarsela. Non è vero che si riesce a fare senza fusione, ho sbagliato. Sono 4 death. Te ne ha spanati 75. Ah, ok. Erano 4 death, devo mettere 5. Te ne ha spanati 75, ok. Ora 4. Ok. Mi fido, anche perché lo sta dicendo tutta gente che non ha nessun interesse a segnarmene meno perché avete puntato sul 10. Cioè su più di 10. Terzo, confusione anticipata questa. Ok, è la quarta. Perfetto, perfetto, perfetto. Ottimo. Ma giusto per capire, la fusione finale. No, vabbè, sti cazzi. Va bene così. Dai, 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 dai. Ok. Me ne ha spawnati 75 da subito. Infatti mi sembrava che ci stessi mettendo troppo a farli. Per essere solo 50. Cioè, si fa fatica pure con la finale. Ma prima o poi potrò anche attaccarlo o vogliamo farla così per sempre? Cioè, così all'infinito? È solo questo la boss fight? È solo sta schifezza, veramente? Ah no! Oddio, che schifo, è così e dopo ogni opening devo rifare Dance Water Dance? Ah no, ok. Non dopo ogni opening. No, volevo prendere il reaction command.
Ok, sono riuscito a reaction comandare. Ma per assurdo questa parte qua non è neanche brutta. Perché hanno dovuto mettere quella porcheria all'inizio? È stata proprio di cattivo gusto, proprio un dispetto. E ora me la rifanno fare, cioè, che palle. Non era un brutto fight. Dai, vieni qua, stronzo. Ah, ok, ok, non mi fanno rifare tutto quanto. Che succede? Che succede? Ok, sta roba è stata figa. Quanta vita ha, mamma mia. Ok, appena si calma un attimo, calmati. Ma ne fa ancora un po'. Cazzo, quello era un opening. No, te l'avevo fatto, stronzo. Dai! Vaffanculo, Demix. Però posso dire, non è così brutta. Cioè, solo quella roba lì è brutta. Il resto non è così brutto. È brutto solo quando non lo capisci. No, l'ho capito abbastanza velocemente e rimane orribile la sua gimmick. Zefone, so che tu l'hai fatto in buona fede, però avevo chiesto di non darmi consigli. Per favore, c'è anche il messaggio pinnato, ragazzi. Finché non finisce la bet, non mi date consigli. No, Pino, perché hai bannato lo... Esatto, non so perché Pino ti abbia bannato, bastava eliminare il messaggio. Ok, no, non c'era bisogno di essere così. Ok, no, ma non vi preoccupate, non è successo niente. Pino cattivissimo. Pino non concede seconde opportunità. Non accetta scuse. Non ti preoccupare, Zef. È tutto a posto. So che l'hai fatto in buona fede. Non ti preoccupare. Pensavo fosse Ginto. Non preoccuparti, Pino. No, poi ho capito che era un errore. Pensavo fosse proprio la tua reazione. Ho detto, ah, ok, benissimo. Avevano detto, no backseating. Va bene, backseating. Permanentemente bannato. Cazzo, ragazzi. Va bene. Vabbè, ormai che me l'hai detto... È inutile che io faccia finta che tu non me l'abbia detto. Quindi, fusione giudizio, Keyblade di Axel, spam di Firaga. Va bene, ci sta, non fa niente. Tanto avevamo già capito la gimmick. Questo alla fine tutt'al più può essere un modo per renderci meno noioso il fight. La gimmick l'avevamo capita. Keyblade di Axel? Dove cazzo, eh? Non è che l'ho messo qualche fusione. Questo qua. Sì, l'hai capita, credici. Ma non lo so, Loom, lo stavo...
Cioè, abbiamo quasi battuto prima, quindi... No, il Keyblade Axe lo sapevo che ha Fire Plus, sì. Il vero consiglio è usare dolci ricordi. Sono andato sulla finale di istinto, però in effetti forse con la giudizio è più facile. Quindi il resto del setup quale sarebbe? Questo in realtà. Sì, ma si può fare in un modo migliore. Va bene, Loom, non metto in dubbio che si possa fare in un modo migliore. Sai com'è? L'ho provata per la prima volta 10 minuti fa. Considerando che alcuni di questi boss mi hanno richiesto più di un'ora, penso di poter dire che l'ho capito. Visto che eravamo lì, con una mano sola, esatto. Comunque sì, sono tutti fenomeni, ovviamente, con i giochi che conoscono da una vita. Vai, no, aspetta, facciamo il... Già che ha dato il consiglio, il fatto è che fare della giudizio si butta sui nemici. Ah, ok, è una sorta di tracking. Con l'altra mano accarezzi i gatti, esatto. Ma ricordatevi sempre che la vera challenge è farlo mentre mangiate una carota col culo. Io ve l'ho sempre detto. Se no non sei nessuno. Allora, i primi in realtà li facciamo così per evitare che ci termini la giudizio troppo in fretta. ...25 li possiamo fare sempre così, non c'è necessità di sprecare la fusione. Ok. Ah, ok, si lancia proprio, cazzo, vabbè, quindi è solo... cerchio spam, insomma, il tasto che avete scelto spam. Altri 50. Vabbè, facciamo altri 50. Boom. Che cosa è successo? Ah, non ho visto. Non ho visto, mi sono messo a guardare la chat come un coglione. Ah, ok, serviva. Immagino che anche lui sia debole al fire, volendo. Ah, non è un opening? Ah, forse è un opening, ma aveva deciso che doveva fare sta roba qua? Non si riesce lui a stannare con il fire. Non è un opening. Si può parare, ma non è un opening. Va bene. Non è chiarissimo quando vuole darti un'apertura. E si riprende spesso mid combo, tra l'altro, lui. Quindi avrà un valore di revenge value un po' strano. Mi sa che quella era un opening, quella dopo. Ok, questo non si poteva parare, va bene. Oh, un opening finalmente.
Volevo parare, ma mi è partito l'analogico. Questo è un opening. Finito le pozze. Qui non serve la giudizio, direi. No, non volevo farla limite. Ho sbagliato tasto. Forse ce la facciamo ancora. No, è impazzito. Mio fratello è impazzito. E io non ho più eteri. Che palle, quindi devo mettermi molti più eteri. Che palle. Ma il 99 è scriptato? Lo deve far per forza? Le altre date non le ho viste. Le ha fatti first try no damage, vero? Esattamente, Zach. In teoria sì, credo di no. Alla fine sì. Ok. Ok, quindi non è stato unlucky. Era proprio così. Va bene, ci sta. Ma mettiamo una gran pozza in meno e un etere in più. Cosa bisogna fare? O mettiamo i mega etere? Ma no, vabbè, mettiamo un etere in più e basta. Dai. Cerchiamo di fare un pochino più safe per il resto e basta. Sorry ancora per il backseating non voluto. Non ho notato il pinnato ed ero appena tornato al lavoro. Non ti preoccupare, Zeffone. Non ti preoccupare. Non, infatti, guarda, non mi sono arrabbiato. So che l'hai fatto assolutamente in buona fede. Gli altri, allora, qualche giorno fa, mentre facevo la caverna, avevo detto, ragazzi, non me la ricordo, voglio provare a farla senza backseating, no? E l'ho detto apertamente. Poco dopo, in chat, alcune persone si sono messe fregandosene a fare totale backseating. Allora mi sono un po' incazzato. Per quello c'ho il dente un po' avvelenato sulla cosa, ma so benissimo che in questo caso è stato un errore fatto in buona fede. Non ti preoccupare assolutamente. ...50 si riesce a fare anche senza fusione. Non so neanche se abbia senso tenersela, perché tanto poi... ...comunque appena hai l'opening lo picchia la ricarichi, però... Dio, si riesce a fare senza fusione un paio di palle, però, eh. ...75, ok. Datemi le palline magiche. No, ragazzi, ho bisogno delle palline magiche. Cioè, già 75 si fatica, cazzo, eh. Altri 25, va bene.
Mi piace un sacco la sua animazione di lui che suona la chitarra e se ne frega. Io credo di non aver capito minimamente le sue opening. Comunque con un Aether avresti vinto. Sì, probabilmente sì. Che poi qual è la ragione di loro per cui alla fine del tempo perdi? Sti esseri non possono nemmeno attaccare. Esatto. I danni che fai con giudizio e fai su di lui, sì, lo sciogli. Lo sciogli. Infatti. Perché sei triste e perdi, esatto. Ne approfitto per ringraziare Larry e Kyle per il follow. Usa le attrazioni, no? Infatti, mi sa di no. Ma non esistono oggetti che ti ricaricano il turbo in combat. Cioè, esiste solo la tenda che te lo ricarica fuori, vero? Vabbè, 25 è ancora gestibile. Ne ha fatti 4 a sto giro. Di solito ne faceva 3. O mi ricordo male io. Ok. Ma perché no? Perché a volte no? Qual è il senso? Vai, sciogliamolo. Io ho solo un altro etere, quindi sarà meglio che basti. Devo far così, guardate. Vediamo se... Ah. So che sto facendo una cosa super rischi, eh? Ok.
Oh! Dai, che palle! Ah. In background metti Call Me Maybe, vedrai che vince, esatto. Ma in realtà non ho perso per lettere. Cioè, il tempo... Scusate una cosa. Magari non me ne sono accorto. Il tempo che io risparmio su una... su uno spawn mi viene concesso sullo spawn successivo come tempo aggiuntivo? No, non mi pare. Se no quello che ho fatto non ha senso, infatti. Ok. Quindi è semplicemente che devo trovare il modo di ucciderli tutti a 99 in quel tempo lì. Si resetta ogni volta, esatto. Ho usato un Ether prima di andare in fusione. Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Però alla fine in questo caso specifico non è stato quello. Cioè non mi è mancato l'etere. Mi è proprio mancato il tempo. Tra 2-3 aumenta. In realtà sì. Ma magari sono scemo io, ma mi sembra che abbiamo fatto tutto, diciamo... Cioè, non siamo mai andati in ricarica durante i 99. Devi riuscire a farli tutti senza usare l'etere in mid-fight nei 99. Se no non hai abbastanza tempo. Quindi devo usare l'etere prima dei 99. Ho capito. Ho capito. Ti mancavano comunque 20 da uccidere. Me ne mancavano 5 in realtà. Me ne mancavano 5. Di spammare più in fretta Fire. Ma non so perché, ma mi viene tipo da non usare la finisher di Fire. Cioè da rimanere così. Però forse ha più senso spammare la finisher. Ok, ok. Comunque dai. Capita, non è difficile. Come al solito è il solito discorso un po' di questi data. Cioè, è la gimmick. Cioè, la boss fight è la gimmick. Ok, sì. Io qua faccio una cosa, aspetto che mi si ricarichi così poi lo pusho. Tanto 3 ce la faccio. Di nuovo già? Vabbè. A sto punto. Ho bisogno di finire gli MP. Dai, forza, fai la tua final DM, pazza! Qua solito discorso, aspettiamo tanto. Ce la facciamo.
alla stragrande. Ah, cazzo, mi è finito. No, ho perso. Ho perso. Forse non ho perso. Sì, no, ho perso. Boom, first try. Mi sa che si gode poco Golipatus. Sa che si gode poco. Sai perché? Perché devi dare tutti i tuoi cornetti insieme agli altri miscredenti a quelli che hanno creduto in Papà Nox. 10 try, chiaro baby. Si è verificato un errore. Non mi fa chiudere la bet. Ah, ok, l'ha chiusa Pino. Andata. Va bene, aspettate che segno qua il count di Demizio o Demetrio. Allora, dove l'ho messo? Qui, 8. Mi sa che colpa mia, se fossi stato zitto non avrei inflazionato la bet. Può darsi che ci avrei messo più di 10 try. Sincero, per un semplice motivo, perché ho la testa di cazzo e non avrei provato cose diverse finché non ero sicurissimo che quella non andasse bene. Però, tutto sommato, il consiglio che hai dato l'hai dato dopo che avevo già capito la gimmick. Quindi, non è così grave. In realtà qualcun altro ti aveva detto giudizio, ma non hai provato. Oh, tra l'altro, ok. Ma del consiglio dello Zeffone mi fido alla cieca, perché so che lui su Kingdom Hearts 2 sicuramente ne sa più di me e più di molti altri nella chat. Ma ce n'è di voi ragazzi in chat che ne sanno a pacchi. Ma so che lo Zeffone ha fatto anche la level 1 come Zodiac. Va bene, a più. E allora ragazzi, finalmente siamo arrivati a quello che aspettavo da un bel po'. Quindi, so che è superfluo, ma facciamoci sto save. Lo Zeffone ha fatto la run in tedesco. È vero, è vero. È canon, è così. Ciao Sairasu, buonasera a te. Anche Devo ha fatto la level 1, anche Devo. Sì, mi sembra che me l'avessi già detto. Scusami se non ti ho menzionato. Allora, backflip. Te ne faccio anche due, Loom. Guarda. Pronti? Pronti? Ci siete? 1, 2, 3. Faccio un altro? Un altro backflip faccio? Vai, 1, 2. Quanto cazzo sono forte, raga. Ma dove li trovate? Streamer che gli fanno così, due backflip al volo. Mia level 1 è in corso. Buona fortuna, Loom. Bravo Nox, grazie Riser. Che magari su Kingdom Hearts non sono un granché, però fare i backflip... Ah, anche Ferni l'ha finito in ogni forma. Sì, anche Ferni mi ha dato tanti bei consigli. Va bene. Siamo pronti. Io... sono molto contento di provare questa fight, perché... intanto perché amo il personaggio. In secondo luogo, perché so che ha una host allucinante. E in terzo luogo, perché mi è stato detto che è un po' meno gimmick delle altre. Che la sua natura di boss aggiunto a posteriori, quindi non con l'edizione ufficiale e poi rielaborato, ma di boss unico realmente di Final Mix, diciamo, ha fatto sì che ci fosse un lavoro più di fino sopra. Volume al 200% momento? Assolutamente sì. Alzato il volume.
Devi anche far sentire il fiatone dopo i due backflip. Dopo due, dopo 10, 15 capirei, ma dopo due. Di level 1 mi manca solo il 3, prima o poi la farò, ma per quanto mi piace il gioco non mi ispira a level 1. Io ho fatto solo quella del 3, quindi non posso metterla a paragone con quella degli altri, ma ti posso dire che è una brutta run. Anche le silhouette sono di Final Mix. È vero. Hai ragione. Bet. Va bene. Prima della bet. No, prima della bet niente. Bet. Facciamo sempre 10 try. Pronti? 2 minuti. Due minuti. Allora, vediamo, vedo che già tanta roba va sul no, quindi vuol dire che è bello tosto. Ma tosto mi piace. Basta che non sia cazzo di gimmick fight. Perché? Ma sono stupido, Fermi, cosa hai fatto? Ah, volevo mettere sì, cazzo. All in sul no. Io so due cose di questo fight, ve lo dico mentre votate, così magari cambiate idea. So che per la DM bisogna glidare e so che esiste un reaction command per fare il cambio di keyblade, però non ho bene idea di come funzioni poi nel dettaglio. Scommesso gli spiccioli sul sì, quindi fammi vincere per una volta, ma io ci provo. 17.740 sul no, 7.200 rotti sul sì. Il data più difficile fino ad ora. Quello che mi ha richiesto più try, Axel, ma non è il più difficile. Infatti, in apertura di questa live l'abbiamo picchiato no hit in un minuto, perché alla fine tutto gira attorno al capire la sua gimmick e lupparlo all'infinito. Quello è il vero modo per batterlo, non credo proprio che sia aspettare e perdere tempo, per quanto gli sviluppatori siano impegnati a metterci dentro altre cose. Una volta che capisci quella cosa non ha senso fare diversamente. Però quello che mi ha richiesto di più, perché quella cosa non l'avevo capita durante la prima run, mentre forse il più difficile Xaldin, anche se mi ha richiesto meno try. Che poca fiducia che date al vostro streamer. Ci sta. Sono dei miscredenti. Oggi sto a 5 bet perse, questa sarà quella che sbaglierò. Sai cosa? Ci sono boss che pensare a farli livello 1 mi viene l'angoscia. Il pescione dei Caraibi è terribile. Pure quelli di Mostropoli. Mostropoli non è così atroce alla fine. Il lupo di Frozen era uno di quelli che mi spaventava di più, ti dico, Ferni, ma alla fine l'ho fatto in 7 try. La North Court è il boss più problematico in assoluto, sì. Sono d'accordo con Zodio. E poi vabbè, Final Xehanort, però. Xaldin ha avuto più consigli. Sì, esatto. Infatti ci ho messo meno perché finita la betta ho iniziato subito a prendere consigli. Allora, è finita? Sì. 17.740 sul no. 10.775 sul sì. Quindi comunque c'è una spaccatura. Due terzi, un terzo, ma c'è ciccia da tutte e due le parti. Sono contento. Xaldin è un maledetto. Sì, terribile, terribile. Poi mega gimmiccoso, hai capito? Quella roba lì anche che... Sti colpi che sentite sono tutti backflip. A level 1 ci sono delle mob fight più difficili dei boss. Assolutamente. Sono d'accordo, Zodia. Assolutamente. Per la maggior parte le mob fight sono più difficili dei boss. Per la maggior parte. Poi esistono quei boss lì che, vabbè, sono una tortura. Va bene. Due etere li lascio. Dov'è? Me l'ha rubato. Mi hanno rubato l'occhio. Ah no, eccolo qua.
È il Keyblade migliore per farlo? No. Lo facciamo lo stesso con questo, almeno ci proviamo? Sì. Pronti. Carichi? Ci siete? Pronti, chat? Entriamo? A che età hai giocato Kingdom Hearts? Il primo da bambino. Alle elementari. Vai. Mamma mia, già la musica, vai. Io già so che... Ah, ho sbagliato. No, mi devo far killare. Lo conto comunque, ma è inutile che gioco così. Non ho il reflex. Lo contiamo comunque, eh. Perché vabbè, anche se è un errore di setup e non di fight, però si conta. Lo so, ragazzi. Mi spiace, purtroppo... Purtroppo a volte anche una distrazione. Perché ho Blizzaga qua? Che cazzo c'entra Blizzaga? Finora non li hai contati quelli dove ti sei fatto uccidere? No, no, li ho contati tutti. Tranne uno solo. Uno solo perché è partito e non ho neanche provato a fare niente. Ho capito che il setup era sbagliato. Sono rimasto immobile per farmi shottare. E non l'ho contato perché alla fine... Sì, vabbè, volendo si può anche contare. Aggiungetene uno a fine run. Però ho pensato che non avesse senso perché stavano tenendo traccia dei game over, delle death, non tanto del fatto che arrivasse lo schermo di game over. Visto che stai a 8, com'è possibile che stai a 1, esatto. Ci vai di cattiveria con reflex? Assolutamente sì. No, prova a parare. Prova a pararlo. Sai che ti dico? Me ne sbatto il cazzo. Prova a pararlo. Il primo. Gli altri non lo so. Ho l'impressione che sono di fronte a un bel fight. No! Ho sbagliato, pensavo fosse un reaction command. Mamma mia, la musica! Botta di culo. Potrò picchiarti un po' dopo che ti ho rubato i Keyblade, no? Non voglio cantare vittoria, ma mi sembra un bel fight. Qui si perde solo perché ci si distrae con la musica. Che team, incredibile. Bello e bello. Finalmente. Porca puttana, bellissimo però. Sono contento, finalmente mi state dando quello che mi piace. Pure bello tancoso, si è incazzato. Certo che è incazzato. Devi farlo con catena regale, sì, adesso la metto. Adesso la metto. Dopo la bet, dai, dopo la bet perché... Se no è troppo unfair, dopo la bet. No! Niente parata in aria. Kingdom Hearts 2. E niente opening in quell'attacco lì, ma è fuori di testa. Mamma mia. Non so perché continuo a provare
ad aprirlo lì, che non si apre. Qua si apre però. Credevo fosse l'attacco del Revenge Value. La musica! Questa la so. Questa era l'unica cosa che sapevo. Mamma mia, è bellissimo. È bellissimo. Grazie, Kingdom Hearts 2. Questo è bello diverso da quello della storia. Molto più aggressivo, sono d'accordo. Attacca anche mentre gli fai la combo. Mamma mia. Ma è stupendo. È stupendo, cazzo. È uguale, manco per niente l'uomo. Ho già visto una decina di cose diverse da quello della storia. Non fischiettare che ti sei, lo so, è che cazzo è troppo bello. È uguale a quello della storia. Non è vero, Loom, non è vero. C'è un sacco di... cioè, fa un sacco di cose diverse. Fa un sacco di attacchi diversi da quelli che ho visto nella storia. Però sentite la musica, sentite la musica. Mamma mia! Vai, me lo merito, ho sbagliato io, è giustissimo. Non avevo più. Bellissimo. Spettacolare, ragazzi. È spettacolare. Comunque ho visto almeno due attacchi che non mi ha fatto in quello della storia. Non so se semplicemente perché non li ho visti durante quello della storia, perché non me li ha fatti, magari me li poteva fare, oppure no. Attacco nuovo, quello con i tre raggi che gli girano attorno mentre fa il primo attacco in cui ha l'opening. Non me l'ha fatto nella storia. Poi un altro, cazzo, che ho visto proprio in questa run qua, che ho pensato non l'ho visto nella storia. Ah, cazzo. L'ho pensato mentre l'ha fatto, ora non mi viene. Revenge Value più basso. Sì, vabbè, quello ci sta. Va bene, bene. Poi me lo cercherò. La piramide quando gli togli il Keyblade. Qual è? Qual è, Pino? Quando spara i raggi nella storia lo vedi raramente perché nella storia lo scioglie anche velocemente. O che può essere quello. Ah sì, quello in cui gli togli il Keyblade ovviamente non c'è nella storia. Tutti quegli attacchi che mi ha fatto mentre io avevo i suoi Keyblade
Non so se era una combinazione di più attacchi che fa anche nella storia, oppure no, non lo so. A livello 1 li fa, ok, quindi li fa anche lì. Ok. Ce l'ha, ma è raro. Io sto vedendo roba che non ho visto nella storia. Non è detto che non la possa fare nella storia. Non riesco bene a capire le opening che ha. Ah! Sapete quale? Quello in cui lancia due raggi, si sposta, due raggi, si sposta, due raggi, si sposta. Bam 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 bam. Quello lì non me l'ha mai fatto nella storia. È quello, quell'altro a cui pensavo. Sempre troppo presto. Pensavo di averlo preso. Mamma mia. Oh cazzo, mi aspettavo che facesse la ruota. Mi aspettavo che facesse la ruota. Questo è tremendo. È difficile. Cioè, almeno lo sto trovando difficile per ora. Lo sto trovando difficile, ma stupendo. Stupendo, stupendo, bellissimo. Sbagliato tutti i timing. Poi non riesco mai a riconoscere questo dall'altro. Esatto, da questo qua. Quello non ha un opening, mentre il primo sì. Una volta capisci l'opening è facile, vabbè, certo. Sai perché hai questa sensazione, Loom? Perché è una boss fight tecnica, non gimmick. Questo l'avevo parato, onesto. Ok, questo è decisamente il più facile da predictare. Perché no?
Ok, quindi c'è là l'opening. Porca puttana. Quindi lì l'opening ce l'ha. Usa lo shot lock, esatto. Moneta cupo, sì, moneta cupo. Quello della ruota con il reflex non riesce ad aprirlo. Solo con la parata. Mi sembra sempre di prenderlo e invece no. L'opera, che cazzo è successo? Che palle, cazzo. L'ultimo attacco in cui mi ha preso l'ho parato, ma c'è sempre quel secondo di lag per i comandi. Dopo la ruota spesso e volentieri diventa vulnerabile. Sì, c'è un opening. C'è un opening che ho beccato. Ma mi sembra che con il reflex si fa fatica ad aprire. È un try per non farti odiare. Dovrò sopportare il peso. Non penso che lo faccia in un try. A meno che non mi metta a cisare, non tryhardo, ma no. Non ha neanche senso. Vabbè, dai, vaffanculo, però. Ok, ho capito. Ok, c'è più pausa tra il secondo e il terzo. Boom. Ah, peccato. Roxas è l'anti-tilt con questa host. È vero, è vero. Ah, questo è l'ultimo? Cioè, questo che ho fatto adesso era l'ultimo? Sì, 10. È un bastardone. È tosto. È tosto. Però è l'unica per ora boss fight veramente bella. No, se ancora il primo controlla meglio. Pino, puoi chiudere la bet. Se sei ancora tra noi. No, pensavo che facesse l'altro. Questa qua, esatto. Devo imparare a riconoscerle l'una dall'altra. Adesso che è finita la bet, ufficialmente, Pino anche dopo. No, ragazzi, la chiudo io se non c'è Pino. Scegli il risultato. No, niente 10 try. È andata così. Ah no, l'ha chiusa Pino troppo tardi. Ok, ok, ok. Allora, accetto qualche hint, non tutto, però vi chiedo questo espressamente, se esiste un modo per distinguere
i due attacchi frontali, quindi quello che ha l'opening e quello che è la trait combo, diciamo, che fai para, para, para counter. No, non c'è, ok. Se esisteva per quello ve lo chiedevo. Perché li fa casualmente dopo che si muove, no? Esatto, questo qua è... E tra l'altro se sbagli il primo hai perso. Cazzo. Ok, ho capito un po' come riconoscerli. Ha una posizione diversa prima di partire. Il problema è che... è come se ci fosse sempre un pochino di lag in Kingdom Hearts 2. Cioè, te ne accorgi con i fight più veloci. Tu non puoi cancellare un'azione che hai già iniziato in alcun modo. E dopo che è finita devi aspettare sempre un po' prima di farne un'altra. In lag di BBS. No, vabbè, certo, non a quei livelli. Ah, sicuro voler continuare con catena regale? Quello assolutamente sì. Ma un solo errore grosso. Vai, Sirtuna. Non stai ascoltando la canzone. Se prendi il primo attacco della sua combo, basta che recuperi e usi Reflex. Ok. Non ittare il Revenge Value dopo la prima DM. Ok, perché quell'attacco... vi chiedo una... Ok. Vi chiedo una roba. L'attacco che fa post Revenge Value, quello che mi ha appena ucciso, si può gestire in qualche modo? Cioè, se io avessi il tempismo di una divinità, ok? Perché appare tipo in un frame. Si può parare? L'attacco, sto parlando dell'attacco che mi ha appena ucciso. Quello con gli spinner no. Ok, basta. Non si deve evitare il Revenge Value. Basta, capito. Capito. In fase 1 si può. Perché sembra rispondere sempre con la ruota, tra l'altro. Quindi è quasi un loop quello che crei. È quasi un loop. Avevo parato, ma va bene uguale. Ci ho provato. Volevo vedere se era possibile picchiarlo un po' dopo avergli rubato i Keyblade in quel modo. Forse puoi pararlo quando tiri i Keyblade, ma è difficilissimo. Esatto, esatto. Reflex non va mentre stai volando via. Cioè, mentre ti ha scaraventato via, intendo. Ok.
Qua bisogna essere molto rapidi per prendere sta opening, se no skippa. Ok, pensavo che non fossimo ancora a questo punto, ma evidentemente sì. Cazzo. Ok, se vuoi sapere come fare una combo quando Rubiki devi andargli incontro con Tagliavento la capriola, ci sta. A 4 barre tolte inizia a usare i laser. Ok, quindi non scandisce le fasi con la DM, ma semplicemente con gli HP. Mi è andata di gran culo che era ancora nel raggio della parata. Quindi qua inizierà a usare i laser. Porca miseria. Con i suoi Keyblade puoi usare la fusione limit, usare l'abilità della limite tipo incrocio sonico e fargli una caterva ai danni amplificati grazie ai suoi Keyblade. Che figata, questo lo voglio fare. Questo lo voglio fare perché è una figata. Vai Nox, crediamo in te, meno male. DM? Anche se mi ha fatto perdere 3 bet. Yeah.
Cazzo, non sono neanche riuscito a fare reflex. Non pensavo di avergli preso... Sì, 167 forse un po' troppo. Non pensavo di avergli preso il Revenge Valley. Voglio provare quella roba lì della... della limite. Voglio provare una cifra. Ok. Fase 1 ormai ce l'abbiamo, dai. Fase 1 ce l'abbiamo. Una certa soglia di vita l'attacco con cui lancia i keyblade viene potenziato ed è esteso. Ok. Ci mancava solo quello. Bastardata. Sì, Rox si è incazzato nero, guarda. Mai incazzato come Shion nei data del 3. Dice proprio l'incazzatura. Ho sbagliato, non dovevo hittare il Revenge Valley. Ho brainfartato. Tardo, se era l'altro ce la facevamo. Voglio capire una cosa per la scienza, visto che siamo a 23. A volte fai il balzero durante la comunica, un HP, fatti finire... Sì, sì, infatti, lo so, questa è una cosa che in realtà vale in tutti i Kingdom Hearts, ma ho la testa di cazzo. Giusto per capire quanta differenza fa. No, vabbè, tanto poi lo batterò in tutte le salse, è l'unica boss fight che forse mi piace veramente. Togliamo esplosione, voglio solo vedere quanto veramente lo scioglie al 99, perché così mi sembra molto più tosto degli altri boss, ma mi sto anche molto limitando io. Take that.
Vabbè, diciamo non cambia proprio un mondo, dai. Mi fai più danni, molti più danni. Ok, ho detto una cazzata, cambia tantissimo. Cambia tantissimo. Togliamo esplosione, sì, ci sta. Dov'è? L'ho vista. No, non esplosione magnetica. Sì, no, fa molti più danni. No, sai perché l'ho detto? Perché ho guardato quanto toglieva a inizio combo, ma la vera abilità di sto Keyblade si vede dopo. Sì. Infatti poi mi sono corretto. Ho guardato i primi 2-3 colpi e ho detto, vabbè, non cambia tutto. Però dopo sì. Ah, ok, non ero pronto. Mi aspettavo che ci fosse quella finisher. Però mi aiutava a hittare il revenge value. Non che sia indispensabile, però. Dobbiamo togliere colpo di grazia plus. Perché? Cosa c'entra colpo di grazia plus? Ma così non lo hittiamo ancora meno sto revenge value. No, ho sbagliato, volevo. Ma così diventa molto più difficile gestire la fase 1, però. Perché non posso sfruttare il loop. Ah, dici hittarlo post combo, Loom. Provo. Difficile capire quando becchi l'RV. Merda. Sì, due colpi post combo e basta. Ok, ci sta. C'eri quasi. Sì, non so se poi fa altre robe pazze alla fine. Ok. Fatemi riprovare. No. Non è consistent. Bastardo. Ah, ok, ha solo queste mosse qua. Ok. Ok, ciao Loom. Ok.
Black. L'ultima fase ci resta. Penso che riusciamo a chiuderlo prima della prossima DM, in caso. Perché? Questa non l'ho capita. Sì, testa di zucca mega sgravo. Mega sgravo, veramente. L'ultima fase dura di più. Infatti. No! Fatto un attacco circolare verticale. Contrattacchi troppo presto quando ti fa l'attacco rotante in salto. Ok. Devi aspettare che ti faccia l'attacco caricato dopo. E non perdo l'opening. Cioè, aspetta, l'attacco rotante in salto. Quello da sopra. No, perché contrattacco presto? Quell'opening in genere riesco a prenderla. Quello da sopra. Vabbè, qua ho sbagliato e basta. Che palle. Oh, paro, mi aspetto sempre che sia l'altro. L'opening ce l'ha dopo. Ma la prendiamo sempre, no? Qua non l'ho presa. Sono morto 10 volte. No, ma scusate, ragazzi. Forse non ho capito di che attacco stiamo parlando. Io, di quello di cui sto parlando io, sono certo che prendiamo l'opening. L'abbiamo presa un sacco di volte. Forse non stiamo parlando della stessa cosa. In realtà, aver tolto la combo che mi hit il revenge value me lo sta rendendo più difficile che altro, vi devo dire la verità. Cioè, magari è una scelta subottimale la mia, senza dubbio, però era molto più semplice. Ora non l'ho presa, ma di norma la prendiamo. Ok, mi sono dimenticato che eravamo con testa di zucca e che lo stavamo sciogliendo. Questo, sì, ma di norma la prendiamo. Adesso effettivamente non l'ho presa. So che è comica la situazione, perché dico che la prendo e non l'ho presa neanche adesso. Ma mi ricordo di averla presa un sacco di volte. Yeah, take this.
Direi che se aspetti l'attacco dopo la prendi sempre. Ok, ok. Boom. Data battle più bella di tutte. GG, grazie mille, grazie mille. Magia più. Roxas, lo segnava anche lui. 27. Ok, allora, io vi dico la verità. Visto che stamattina abbiamo già fatto 3 ore e mezzo, l'abbiamo fatto 2 ore, sono un po' stanchino, non ho voglia di mettermi su Xemnas adesso. Quindi, mi fermerei. Magari, visto che ne manca solo uno, vediamo Mansex, domani, dai. Visto che ne manca solo uno, guardate. Abbiamo ripulito questo giardino dell'assemblaggio. Si può continuare a fare le mie considerazioni. Guardiamolo senza try. No, conserviamo per domani. Ho capito dopo cosa intendevi, Zefone, ma no, lo conserviamo per domani. Allora, Roxas a mani basse, il più bel fight fatto per ora. Non so Xemnas, però vedremo. Domani sera che sono al lavoro. No, non so quando, forse domani nella live della mattina. Ah, domani sera. Tu intendevi dire che la mattina sei al lavoro. Ah, domani niente Zodia, Cripperotti. Vabbè, vediamo. In ogni caso, ragazzi, lo sapete, qualunque cosa vi perdeste, se aveste voglia di recuperarla, potete farlo o direttamente su Twitch, dai VOD che io lascio visibili per tutti, oppure sul canale YouTube. Punto esclamativo YouTube in chat, vi escono sia il mio canale YouTube principale dove pubblico contenuti, sia quello dove ricarico le live. Grazie Pino per lo spam. Se vuoi provalo poi con la fusione, portala a 3 barre, non attaccarlo finché non ti fa il comando di reazione, poi giù di limite più arcano, figata. Sì, ma guarda, lui ci giocherò, mi divertirò. È un po', diciamo, la Shion di questi data. Domani si lavora in smart working, coincidenze, vedi Fabio? Perfetto. Lui è comunque un po' la Shion, come stavo dicendo, di questi data. Shion è il mio data preferito del 3. Il problema sono tutti gli altri. Nel senso che Roxas è un fight bellissimo. Questo è un fight bellissimo. L'ho iniziato a capire come lo capisce uno che lo batte una volta. Poi, non so, magari per come sono fatto io, però io ci metto parecchio tempo a veramente metabolizzare poi gli scontri, i fight. Quindi questa è solo una prima impressione. Poi, diciamo, senza false modestie, dopo che mi ci metto riesco a ottenere anche degli ottimi risultati. Però ho bisogno di tempo. Io sono un fautore del fallimento. Ho bisogno di sbagliare tante volte, anche tante volte la stessa cosa. Fortunatamente nei videogiochi possiamo sbagliare quante volte vogliamo, quindi io lo faccio volentieri. Al di là delle divertenti e ben accette dinamiche del death count che vigono in queste run e che fanno divertire, che permettono di bettare, di fare tutte queste cose, però nel mio privato, diciamo, nel mio gioco privato, sono uno che sbaglia tante volte, che rifà le boss fight tante volte. Le no damage dei data del 3, con cui probabilmente alcuni di voi mi avranno conosciuto, sono frutto di centinaia di tentativi, non complessivamente, per ogni boss. Quindi, insomma, io sono un po' così. Perciò avrò bisogno di tornarci su di lui, di ritornarci con calma, di capirlo e via dicendo. Però, come prime impressioni, posso dire che mi è piaciuto tantissimo, perché finalmente abbiamo davanti un fight che non gira attorno a una gimmick. Un fight che sfrutta il combat system, che è il punto di forza di questo Kingdom Hearts.
Ed è vero che da un certo punto di vista potremmo vederla come, ok, ma i reaction command e ciò che ne consegue sono parte di questo combat system. E sono d'accordo, è una giusta osservazione, sarebbe una giusta osservazione, però nel momento in cui quelle dinamiche vanno ad oscurare completamente tutte le altre dinamiche del combat system e si fa girare un fight attorno solo a quello, quindi diventa un vero e proprio gimmick fight, è chiaro che non... Insomma, secondo me si perde il bello. Quindi alcune di queste boss fight, non tutte, alcune di queste boss fight sono secondo me troppo incentrate su queste gimmick, troppo incentrate su queste dinamiche e finiscono per essere meno gradevoli. Final Xemnas invece è fastidioso perché è buggato nelle remaster. Ah, attenzione. Però con Roxas i reaction command sono opzionali e così dovrebbe essere. Esatto. L'unico reaction command che ho visto con Roxas è quello dei Keyblade. Tra l'altro non è obbligatorio. Cioè, non è, come dici tu, non è obbligatorio farlo. E in ogni caso non è neanche... Cioè, al di là che non sia obbligatorio, come dici tu, scusa, la sto formulando male. Al di là del fatto che non sia obbligatorio prenderlo e che si possa trovare un'altra soluzione, al di là di quello, non... la boss fight non gira comunque attorno a quella roba lì. Cioè, al di là che tu possa trovare un modo diverso di gestire quell'attacco, ma quell'attacco non è al centro della boss fight. Non è al centro della boss fight. Esatto, vedi, è quello il punto per me. Sinox, bel discorso, tuttavia devi continuare i data. Lo so, domani li continuiamo. Poi, devo dire la verità anche su Demix. Ho odiato... Aiuto, ma non è necessario. Esatto. Ho odiato quei cazzo di Dance Water Dance. E ho anche capito più a fondo il perché del meme, che ovviamente conoscevo già dal suo fight originale nella storia e da tempo. Però, qui capisco il perché. E... io non sono particolarmente perspicace nel riconoscere le gimmick, ve ne sarete accorti. Però in quel caso specifico l'ho riconosciuta abbastanza velocemente. Dopo il primo try ho capito, ok, bisogna spammare fire. Poi ho capito, ok, bisogna usare una fusione. Beh, mi è arrivata una piccola dritta e ho capito subito qual era la fusione migliore da usare per quel motivo. Ma se no, prima o poi sarei comunque arrivato. Ormai eravamo lì. Però in realtà quello che c'è al di fuori della gimmick non è male. Cioè lì è come se avessero proprio diviso a metà, spaccato in due, il combat e la gimmick. Avessero detto, va bene, ti mettiamo qui la gimmick in un modo più fastidioso ancora di come era nella storia. Non piacerà a nessuno, verrà odiata da tutti, sarà un meme nella community. Però ti ricompensiamo anche con un bel fight. Cioè non è brutta la parte di fight, diciamo. Quindi comunque alla fine mi è piaciuto. Alla fine mi è piaciuto. È abbastanza facile perché anche lì, diciamo, l'errore che è stato commesso forse dai developers è quello di mettere la difficoltà sulla gimmick, sull'aspetto gimmick. È quella la cosa. Però, va bene. La cosa che stavo pensando prima, off stream, dopo quella di stamattina, è stata che comunque sto... Probabilmente ho approcciato nel modo sbagliato queste boss fight, ed è per questo che sono così critico. Perché in realtà, se da una parte abbiamo i data di Kingdom Hearts 3, dove andarsi anche a limitare a, per dire, a usare il Keyblade base, a non voler usare quella meccanica lì, a voler mettere il Pro Code, no? E via dicendo. Fare questo va ad aumentare, potenzialmente, non sempre, poi dipende, però potrebbe andare ad aumentare il divertimento. Qui no, qui è il contrario. Cioè, tanto più tu ti complichi la vita, tanto meno divertente rendi il fight. Perché nel momento in cui il fight gira tutto attorno alla gimmick, renderti più lunga la risoluzione della gimmick o costringerti a risolverla più volte all'interno dello stesso fight non è divertente. È noioso. È vero che, portato agli estremi anche sui data di Kingdom Hearts 3, finisci per dover ripetere più volte alcune cose. Però sono delle cose tecniche che fanno parte del combat, che si integrano meglio nel combattimento generale. Mentre qui, alla fine, la roba veramente divertente, secondo me, sarà romperli. È divertente anche in Kingdom Hearts 3, però di là è divertente in tutti e due i modi. Kingdom Hearts 3 è divertente romperli, è divertente prendersi la challenge durissima.
la no damage con la catena regale, ok? E i pro codes è divertente, come è divertente scioglierlo. Mentre qui, secondo me, il corrispettivo, che non esiste, della no damage con i pro codes non sarebbe divertente e non è divertente, ma romperli sì. Romperli sarebbe effettivamente divertente. Quello potrebbe esserlo. Come è stato divertente rompere Axel. È stato mega divertente rompere Axel. Cioè, quel fight, che non è un bel fight, e l'ho spiegato ieri perché non penso che sia un bel fight, quando lo rompi è fottutamente divertente. Fottutamente divertente. Quindi, secondo me, bisogna solo capire come romperli tutti. Allora, lì magari poi mi verrà in aiuto la chat, mi verrà in aiuto ovviamente l'intera community che avrà postato su YouTube la qualunque, e vorrò guardare e riprodurre un po' di run e un po' di strategie. Che poi alla fine si rompono per limiti di programmazione. Probabilmente si rompono anche per limiti di programmazione. Può essere. Ma secondo me lì è dove veramente... Cioè, so che è una frase assurda, però è lì che veramente queste boss fight potranno splendere per me. Cioè, splendono in quel modo, quando le distruggi, quando in un minuto li sciogli e sai che devi fare quell'esecuzione perfetta in breve tempo, ok? Poi può essere una roba relativamente semplice come quella di Axel, ce ne saranno alcune un po' più difficili, però appunto cercare di andare verso lo scioglimento, secondo me è la roba che può divertire di più, dal mio punto di vista. Dal mio punto di vista. Forse comunque sì, si rompono magari poi per limiti di programmazione, perché alla fine, per esempio, quelle del 3 non si rompono. Cioè, li puoi sciogliere, ma sempre rimanendo all'interno dei limiti che gli sviluppatori hanno scelto. Non le rompi. Non le rompi. Queste non le ho viste ancora le altre. Nel 3 puoi. Cosa puoi rompere nel 3? Puoi facilitarti la vita, ma rompere completamente la boss fight, che io sappia, non si riesce. Che io sappia. Con Firaga di alcune fusioni fai la stessa cosa del 2. Sì, è vero. Hai ragione, scusa. Si può fare. Esiste anche una speedrun strat per Yozora che è fatta in quel modo. Ed è la strategia che viene utilizzata poi anche nelle level 1. Perché io poi ho visto delle cose dopo la mia. Per fare per esempio la North Court e altri fight che sennò sarebbero particolarmente difficili. Però non li rompi a questi livelli qui. Cioè, ho visto delle cose comunque su Kingdom Hearts 2 in passato. Mi è capitato di vedere delle cose che erano proprio, cioè, fight di 25 secondi, di 30 secondi a livello 1. Sioglievano i super boss. Quindi quella roba non la riesci a fare perché comunque sono un po' più solide le intelligenze artificiali dei boss del 3, ma come è normale che sia, parliamo di un gioco che è uscito più di 15 anni dopo, cioè non è... è ovvio che sono due cose differenti, è ovvio. Però è vero, si può rompicchiare un po' anche il 3, non allo sfinimento, e soprattutto è più difficile pullare la rottura, perché per avere quel Firaga devi necessariamente andare in fusione, quindi devi un attimo un po' strutturarla comunque in modo un po' più elaborato. Qui entri, rompi e vai. Comunque va bene, vi ho annoiati abbastanza. So che le chiacchiere di Papa Nox non interessano, voi volete solo vederlo soffrire, picchiarsi con i super boss, ma vi ho dato anche quello, direi, oggi. Quindi io per il momento vi saluto, vi ricordo come sempre che punto esclamativo Discord in chat vi fa accedere al server, vi dà il link per accedere al server Discord, dove informo quando vado live e dove potete continuare a rimanere in contatto con me e con la community, mentre punto esclamativo YouTube e punto esclamativo social vi fanno vedere i miei canali social e i miei canali YouTube. Se vi interessasse, andate a dare un'occhiata, magari ci trovate qualcosa che vi piace, o magari no e mi scrivete vaffanculo pezzo di merda, tipo, nei commenti. Per favore non fatelo. E niente, io vi auguro una buona serata, una buona cena se non avete ancora mangiato. Noi ci sentiamo presto, io vi mando un grande bacio. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Muah.